E buongiorno a tutti, siamo tornati ancora una volta, io e la mia allergia. Voi come state? Cioè, voi, tu come stai più che altro? Perché mi sa che ci sei solo tu. Comunque, un'altra giornata bellissima che inizia e siamo pronti come al solito a giocare ad Avengers. Riusciremo, come dice il titolo, a trovare un nuovo personaggio? Chi lo sa? In teoria, Thor, la vedova nera? Occhio di falco? No, in teoria non c'è, però c'è la sua stanza. Lo aggiungeranno? Chi non vorrebbe essere Occhio di Falco? Io no. Ma Cap, secondo me, si sblocca per ultimo, se si sblocca, per cui. Quindi, direi che non c'è moltissimo da dire. Spero abbiate guardato il video di colazione fumetti di oggi, in cui parlo di Shibuya Goldfish. Eccolo qua. E non è molto bello, cioè, boh, trascurabile, direi. Più che altro non ne ho compreso bene il senso, l'ho trovato stuccosetto e non lo continuerò. In compenso, ieri mi sono letto il primo numero di. Cioè, il primo numero, in realtà, il primo capitolo di Love is War, Kaguya-sama. E fa ridere, effettivamente. Non so come va avanti e non so come si può mantenere un fumetto di questo tipo per numeri, numeri e numeri. Però vedremo. Ho preso i primi due, intanto. Lo leggerò. In compenso, stamattina ho già speso 100 euro in fumetti, perché sono una persona oculata. Quindi, cominciamo subito a giocare, vediamo se arriva qualcuno e poi vedremo. No, non ispira neanche a me. Il problema è che. Cioè, l'idea è anche divertente, però l'esecuzione. Non troppo. Comunque, lanciamoci in Avengers. E sulla campagna. Pappappara. Io direi di lanciarci immediatamente sulla missione principale e vedere di andare avanti. Anche perché sinceramente non so come gestirlo sto gioco, è strano. Usi l'intelligenza tattica, valore, aumenta le forze delle mosse eroiche e la quantità di danni inflitti viene usata su colpi critici. Boh. Anche ste robe, secondo me, cioè ci sono un sacco di statistiche in teoria che andrebbero tipo studiate, capite come funzionano, che casino. Cioè, non è un gioco esattamente immediato come potrebbe sembrare. Ma hai fatto bene, Manuel. Tanto non vengono, però fa niente. Metà della gente che è sul gruppo credo ci sia arrivata perché qualcuno ha spammato il gruppo in giro su altri gruppi di fumetti. E vorrei capire il senso, ma fa niente. E poi la gente dorme a quest'ora. O dorme o fra un po' andranno a scuola, per cui. O a lavoro. Da questa parte. No, non ci voglio parlare con te. Cani da guerra. Completa la missione cani da guerra. No, prima di tutto vorrei andare a vedere se ci sono nuove missioni, nuovi obiettivi da completare. E poi vediamo di fare una missione. Sono andato dal lato giusto? Non lo so. No, non credo. Dove sono andato? Ho sbagliato lato? Che posto è questo? Ah, questo è dove si fa la. Le missioni quelle a VR lì. Tavozzo gli è scaduto l'abbonamento regalo. Lo sapevo, l'ho visto, io vedo tutto. Dai, Tony, perché sei. Ah no, sì, sono Tony e sono nudo, vabbè. Tra-la-la. Non è una porta. Sembrerebbe una porta, però. Amici, sono Phil Sheldon. Pelati e folletti. Comunque io vorrei far notare a chiunque sia in chat che ieri PewDiePie ha copiato il mio format. Non che Vuoi mi sia fare io inventato il un'abbonazione? format, però. Ah, il risveglio dei morti. Boh. Accetto la missione. Sapevo che potevamo contare su di te. Eccellente. Grazie. Mi fa vedere che Ci devi aiuteranno, selezionare gli davvero? incarichi, ma. Questo cambia veramente tutto. Ok. Ottimo lavoro. Continua così e prima o poi tornerò a dormire. Tanto non riuscirò mai a farla in questo momento, però. Ma in realtà quello che io non capisco è se io voglio, ad esempio. No, non è questo. Ok.
Se io voglio cambiare personaggio, a parte che c'è L2 e usa equipaggiamento migliore. Ok, ora c'ho l'equipaggiamento migliore possibile. Non capisco perché non si può cambiare personaggio. E sta cosa non ha molto senso. Vabbè. E facciamoci le missioni. Accedo alla rete di sorveglianza. Allora, questa qua è la missione principale in teoria. Poi ci sarebbe altre due missioni, o è la stessa, non capisco. Cazzo, eh. Poi ci Tundra innevata, che è una missione boh, di non so che. È un po' troppo alta per il mio livello, comunque. E poi questa qua, nord-ovest, tre missioni nord-ovest Pacifico. Impianti di riciclaggio sintetici. Presenza di minacce alfa, ok. Però vabbè, noi facciamoci quella principale, che è uguale a questa. Più 9, sti cazzi. Boh, vabbè. Ok. E sarò Miss Marvel in teoria. Se succede qualcosa. Ma non succede niente. Ok. Tony, sono ore che cerchiamo, ma c'è un'area che abbiamo evitato. Ci stiamo andando ora. È piena di forze dell'AIM. Dovrò richiamare il bestione. Cani da guerra, 8. Ma non gli diceva che erano molti di più. Certo, cazzo, fa bene. Ah, posso. Ma equipaggiamento sono già al massimo? L2, tieni premuto. Vabbè, un po' meglio. E elementi estetici? Posso scegliere fra. Vabbè, Ok, ragazzi, conto su di voi per quella traccia termica. Con un po' di fortuna recupereremo dei nuclei di avviamento. evviva Presto la Nuclei! IEM individuerà la posizione della Chimera. Senza una base operativa, beh, non avremo molte speranze. Ok. Quindi, non deludetemi. E buona fortuna. Dicevo, elementi estetici. C'è questo o c'è questo? Cosa cambia? Ah, qualcosina. Ma fra tutti e due, non è che sia. Vabbè, preferivo quasi questo. Che però non me lo carica. Funziona veramente bene questo gioco, mi piace. Abilità o punti da usare? Un punto. Distanza? Sì. Facciamo oppure abilità intrinseca. Boh. Attacco leggero. Facciamo questo, dai. Ok. Una bella responsabilità. No, beh, in effetti. Ok, non Andiamo di devo qua. deludere il signor Stark. Jarvis, da dove inizio? La traccia termica è composta da diversi punti intorno a un grosso nucleo centrale, il che suggerisce una concentrazione di potenziali nuclei di avviamento. Dovrebbero Lei è più essere in un divertente da unico usare luogo. comunque di Tony Una Stark. Tony Stark col struttura, fatto che vola è un forse. po' un casino. D'accordo. Ehi, ho già visto quel simbolo. Beh, di niente. Evviva Mattino un folgorante 2. paulo. Sì, tutto libero.
qual è il simbolo che ha visto comunque? Oh, qua c'è questo? È un monumento in onore di coloro che si sono sacrificati per la resistenza. Oh. Erano qui. Il monumento alla resistenza. Lo so, che bello. Non è la nostra missione. Vabbè, squadre Alfa, Bravo e Charlie, interrompete le comunicazioni. Lasciate libero questo canale a meno che non troviate i bersagli. Allora, lì c'è qualcosa intanto. Qua abbiamo delle risorse. Vediamo. Bianche. Jarvis? Sì, signorina Khan. Un'impressione. Hulk sembra diverso dal solito. Sembra che il dottor Banner fatichi ad accettare la morte del nostro amato capitano, signorina Khan. Dai suoi appunti è tornato sulla Chimera per sistemare gli eventi dell'A-Day. Invece è divenuto sempre più frustrato per quelli che reputa suoi fallimenti. Oh. Ok. Ma certo. Bruce si sente in colpa. Ma dai, adesso l'hai capito, signorina Khan. Ho trovato un deposito nel settore 12. Lo distruggo. Come è stato un deposito? Lo distruggo. Lo distruggi. Scusa, cos'era quel simbolino? C'è un simbolino che... Ah, eccolo. Ah, c'è uno stronzo lì. Come scappi, stronzo? Vieni qua. Stronzo? Ok. Uno stronzo in meno. E anche tu sei... morto. Viva Hulk che gli fa un po' il culo. Lì c'è qualcosa nel punto interrogativo, però mi sa che è più indietro. Qualcun altro sente tremare. È quello che penso. Qua c'è qualcosa. Posso romperlo? Ma è bello, mi piace questa cosa del saltellare qua e là. Ok, qua sarà più tosta. Troppo lontani. Au, fanculo. Ma Hulk che fine ha fatto? Vai. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Ma saltalo però. Schiva, brutta cretinotta. Questo. Ma dov'era il missile? Perché l'ho visto? È andato. Oh, c'è questo. Ma chi è che mi spara? Bastardo. Sì, no, Capitan Marvel è divertente. Cioè, Capitan Marvel. Miss Marvel è divertente da usare. Rispetto a... Cioè, non è che non sia divertente Iron Man, è che è un po' incasinato. Perché poi volare è divertente, però questo qua è un po' più semplice. Vabbè, qua non devo guardare niente, lì ho visto che ci sono delle risorse.
Vorrei salire qua. Mi fai salire? Che palle. Allora, aspetta. Ma s'attaccati. Questo cos'è? Oh, un'altra... No, va, piglia sto coso. Risorse. Ok. Ora andiamo qua, con altre risorse qua. Forse dovrei anche usarle le risorse, però non lo so. Sinceramente mi sembra un po' inutile. Tanto continuo a trovare nuovo equipaggiamento. Mi sembra un po' stupido usarle adesso. Sto lì a potenziare la roba. Boh. Qui abbiamo un'altra cassetta. Piglia sta cassa. Lo so. Non ti preoccupare. Perché altro fra un po' non ci sarà più nessuno. Vedremo come andrà. Ho preso tutto qua. C'è un'altra cosa della resistenza, però non c'è niente da... Cioè, non credo che abbia molto approfondimento sto gioco in realtà, tipo robe che puoi scoprire in più. Ma non si sa mai. Abbiamo casse varie. Vedrò, però comunque... Cioè, non penso di non fare queste live qua. Queste continuerò a farle. Per divertimento personale anche. Poi, se poi non c'è più nessuno, magari le sposto la sera. Però vediamo. È che mi fa comodo, in realtà. Averle a quest'ora, perché almeno... Boh. Almeno gioco e unisco l'utile al dilettevole. Sono dalla parte sbagliata. No, devo andare di qua. Va bene. Poi probabilmente non ha neanche tutto sto senso perdere tempo a farmare risorse, non lo so. Vi state avvicinando ad altra attrezzatura AIM. Speriamo sia quello che ci serve. Qua? C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Sì, l'avevo visto. C'era un buco. Era uno dei buchi più ovvi che abbia mai visto. E questo? Cosa hai trovato? Qui non ci sono nuclei. Allora continuiamo a cercare. Ah, ma era qua che dovevo andare. Non pensavo. Vedo una mazza però, eh. Che cazzo è che mi sta attaccando? Aia, ma che cazzo?
No, torna su, ma che palle. Ok. Lì c'è qualcosa. Vita. No. Oh, un emblema tremito pesi massimi. Posso anche potenziarmi un pochino. Evviva. Va bene, quindi qua non c'è una mazza, qui non c'è un cacchio. Non posso passare, vero? No, eh? Vabbè. E allora andiamo avanti, questo? Una luce. Sì, sì, ma non ti preoccupare, tu stai quanto vuoi, stai, quando non puoi non stare, cioè non ti preoccupare. Non è che mi offendo, soprattutto... Cioè, avete una vita, non è che siete... obbligati a seguire gli stream. Poi se ci siete mi fa piacere, se non ci siete pazienza. Oh, questo è uno di quei cose che ti fa saltare. Questa è una vecchia base di... Maledizione! Hanno distrutto il nucleo! Stanno provando a distruggerne il più possibile! Sbrighiamoci. Sull'interfaccia trova già la posizione del prossimo nucleo. Cioè, lo sa prima di cercarlo? No, l'ho trovato. Ma va, beh. Bersaglio in vita. Quello è Hulk! Oh no, si capisce un cazzo. Che palle i tipi volanti, però. Non mi piacciono. Non sono le solite lattine dell'AIM. Signorina Khan, credo facciano parte di un gruppo che si fa chiamare Cani da Guardia. Un'organizzazione estremista anti-supereroi. Ottimo! Sembra che ora lavorino con l'AIM. Maia, ma che male! Non l'ha neanche sentito! Ho capito però che questa cosa del fatto che ti attaccano da 22 punti diversi non ha moltissimo senso come gestione. Ora è arrivata anche Lime. Andiamoci. Questo è fatto fuori. Uccisi tutti? No, non è vero, quello. Non li ho uccisi tutti per un cazzo. Che mi sparava. Bella questa esecuzione finale che non si è visto una sega. Ma era nudo! Gli è cresciuta una giacca? A questo punto... Ce l'aveva in tasca? Ovunque nel deserto. E non basterà. Oh. Sono sola. Non sei sola, c'è Bruce Banner. Che cazzo cosa? Dove sono gli altri inumani? Perché non si stanno ribellando? Io non lo so.
Ho visto i simboli della resistenza, ho sentito voci di una ribellione, ma ancora niente! Magari sono andati tutti a vivere da Freccia Nera. Dubito. Però, sarebbe figo. Io non mi sento malata. Non mi sono mai sentita più viva! Oh! Tavoz, è il destino. So come ci si sente. Ma sì, è venerdì, è cominciato il weekend, la gente è già in giro. Questi poteri fanno parte di noi. So solo che... Tavos, quando sarò ricco ti regalerò l'abbonamento. È molto meglio accettarli e basta. O qualcosa del genere. Sì, che palle che siete però. Mio padre diceva la stessa cosa. Beh, lui è un tipo sveglio. Il migliore. Dobbiamo andare? Tornare alla chimera. Sì, bravi, fatelo per favore. Ok. E no invece, perché c'è un attacco. Fermi dove siete! E dai, Tizio. Amico. Ah, una ragazza e un vecchio. Un vecchio. Un vecchio. Ok. Pim vi riceverà. Che? È Hank Pim? Incredibile. Oh. Quindi erano gli inumani? Perché non posso usare Hank Pim? Voglio essere Hank Pim. Bruce, cosa ci fai qui? Potrei chiedertelo anch'io. Ah, è bello. Allora, anche per me. Kamala, Hank Pym sarebbe è... Ant-Man, già Ant-Man. Hank Pym. Golia. Ant-Man. Basta, credo. Ma quella ormai è acqua passata. Seguitemi. E nella sua divisa da Hank Pym, quando per un certo periodo era solo Hank Pym. Termica che cercavamo. Nel Abbiamo senso che armi, andava robot, in giro con un sacco di roba miniaturizzata e la ingrandiva a costruire le nostre difese. Potresti Però Hank Pym è pazzo, qualche nucleo di avviamento per aiutare un velivolo bisognoso di affetto. Immagino potremmo metterci d'accordo. Ti ringrazio molto. Che cos'è questo posto? Lo chiamiamo il formicaio. Oh, non formicaio. L'ho scelto io. Credo sia stato un nostro hacker, un certo Tiny Dancer. Aspetta. Quindi sono tutti... Inumani, sì. Oh. Molti erano prigionieri dell'IM. Evviva. Si sono ribellati davvero. Ora è contenta. Che palle, non c'è pathos Fate in questo coso. Dobbiamo parlare un po'. Ok. Questo luogo è più Fa cagare. Di quanto immaginassi. Una lucina. Lucina! Wow. Mi pizzica il naso. Quanti nuclei di avviamento. Wow. Dovremmo portarli a Tony. Ma lascerò che ci pensi, Bruce. Oh, ehi, amica di Banner. Hai un secondo? Sei il tizio del portale. Proprio io. Tio, il tizio del portale al tuo servizio. Ciao, tizio io del sono portale. Kamala. I tuoi poteri sono incredibili. Sei un po' brutto, Grazie, però. Ma dovresti parlare con Sara. È lì avanti, accanto al grosso schermo di sorveglianza. E non vede l'ora di incontrarti. Ok. Me? Ok. Benvenuta nel Formicaio, la nostra piccola comunità di raietti. Chi è? L'unica che non sembra un personaggio secondario? No. Qual è il grosso schermo? Ah, di qua, di qua. Grosso schermo di sorveglianza sarebbe questo. Ehi, mi farebbe comodo una mano. Ciao, Sara. Sei l'amica del deserto di Pym. L'IM ti ha mandato Ciao, qui per sono l'amica del deserto Cosa? Di Pym. No! Sto scherzando. Ho installato delle telecamere nei mech distrutti che c'erano nel deserto. È un personaggio secondario fatto male, ma quanto è brutta. Cani da guardia. C'ha le braccia strane. Grazie. Io sono Sara Garza. E ci e sono non già parla. Parecchie voci sul tuo conto. Buone voci? Puoi dirlo forte.
Ti vogliamo in squadra. Se hai del tempo libero, ho parecchie cose da fare. Okay, ok, ecco cosa mi serve. Ah, anche qua abbiamo le missioni. Ah, ok, praticamente abbiamo le missioni. Cioè, abbiamo i vari incarichi esattamente come con l'altro. Ok. Fammi sapere quando hai finito, ok? Grazie. Ok, fatto. Sei la mia salvezza. Potresti controllare in quel baule dietro di te? C'è del nuovo equipaggiamento che non ho ancora avuto il tempo di guardare. È praticamente è un morp questo gioco. Dov'è il baule dietro di me? Perdonami. Quello? Ah, ok. Non so cosa sia, ma scommetto che Sara sarà felice di vederlo. Cioè? Che cosa? Il nanotubo? Non ho capito. Poi abbiamo delle altre cose. Inizio a capire perché vorresti. Ma qui c'è un uomo con la testa sbirruccicante. In realtà è una donna, ma fa niente. Abbiamo un altro simpatico affare. Senti stordita. Questa? Salve! Ti do il benvenuto al formicaio. Donna Blunx di Rotel. La gemella di Tio. Ho gli stessi poteri di mio fratello. I gemelli dei portali al tuo servizio. Evviva. È una sorta di presa in giro il fatto che sia una tipa che può aprire portali ma non può camminare. Boh, ironia. Tutto questo è inutile se non posso farlo a distanza. Sono uno youtuber estremamente bravo e pieno di voglia di fare. Tutte queste persone qui. Viva me! Non credevo esistessero così tanti inumani. E ne arrivano in continuazione. San Francisco è... era una grande città. Era inumanata. Siete stati tutti catturati dalla IM. No, non tutti qui sono inumani. Alcuni sono amici o parenti. Altri vogliono solo fare la cosa giusta. Ok, non mi interessa tanto quello entrambe che mi dici. Entrambe le cose. Però bel cappello. Sembri un pescatore. Credi che ti manderanno ancora in missione? Beh, io esploro intanto che magari troviamo altre cose. Altre risorse. Non sono spioni. Che non so a cosa mi servono. Tipo qua. Non posso saltarci dentro? No, non posso saltare. Sento gente che fa casino. Qui? Cos'è sta cosa? Oh, sembra che stiano testando le particelle PIM. Spero che funzionino presto. Cioè? Qui c'è un robot. Noi, far lavorare PIM con i robot non è mai una buona idea, eh. Ha creato Ultron PIM. Nell'universo Marvel. Ma in realtà l'idea è anche carina. Il problema è che la realizzazione di quel manga è un po' così. Boh. Poi magari migliora perché ho visto che poi cambiano un po' il tema, però effettivamente ha proprio delle robe che non hanno senso, tipo quella dei mini pesci. Vabbè, qui abbiamo il discorso del come di là. Puoi comprarti d'accordo, le robe. Come vuoi. Chi se ne frega. Scherzo. Poi qui che cosa c'è? Vabbè, qui torniamo indietro. Ah, qui c'è un'altra cassa. Ah, puoi usare anche quelli sul canale, eh? È uguale. Ma in realtà credo ci sia tra l'altro la... Cioè non ho capito la domanda, sinceramente. Eri a San Francisco durante le idee. Bingo, io e mia sorella. Tua sorella? Ed ma l'hai appena conosciuta tua sorella? La riconoscerai non appena la vedrai. L'abbiamo già conosciuta, sei una deficiente. Hai un secondo? Grazie mille. Nessun problema. Lieta di esserti d'aiuto. Vuoi sapere un segreto? Ora, qui su, su Twitch credo di non avere i link. Personali di PIM. Puoi trovare Roy modello non PIM ho messo la... Dovrei mettere il link alla vetrina Amazon, in realtà. Difficile non notarlo.
Ok, ci farò caso. No, dicevo che sì, puoi usare qualsiasi link, se compri qualcosa su Amazon partendo dal mio link, comunque va... aiuti comunque, cioè una minima percentuale va a me. Per cui puoi usare qualsiasi link che abbia messo sul sito YouTube. Se no c'è la vetrina Amazon, che effettivamente qua non l'ho messa e dovrei metterla, a un certo punto la mettiamo, cioè... appena mi ricordo. Allora, però non ho letto cosa mi ha detto la tipa. Vabbè, seguirò l'indicazione qua. Salve. C'è. Robot. Salve, nuova cliente. Ha bisogno dei miei servizi? Certo. Scusa, stavo solo guardando. Perdonami. Il suo scrutinio visivo non mi disturba. Ogni traccia del mio passato è stata cancellata per motivi di sicurezza. Oh, ok. È un po' triste. La mia programmazione reputa inefficiente provare attaccamento a tali ridondanze. Ora solo le transazioni mi recano gioia. Ma quella che c'è sul tavolo è la sua gamba? Compro più, sei felice? Corretto. Evviva. La mia programmazione è studiata per rispondere alle sue esigenze. Ok. Ah, puoi acquistare le robe con i vari cosi. Vabbè, non me ne frega una mazza in questo momento, però. Per cui, tipo, se io volessi sta cosa qua, me lo posso comprare con 458 risorse e 2 cubi. Però direi che in questo momento non lo faccio. Tutti gli umani si comportano come lei. Psst, non spaventarti, ma la dottoressa Maddie Cho vuole vederti nel suo ufficio. Oh, cosa? La dottoressa Maddie Cho? Sono io. Passa al laboratorio e ti darò un po' di cose interessanti. Ok. Dammi cose interessanti. Prima mi potenzio, però. Potenziamento. L2. Ok. Abilità? Ho punti? No. Sì, ho un nuovo punto, evviva. Ma se io potenziassi specialità, che non so cosa sia, mossa eroica tipo questa, aumenta la durata di 5 secondi. Questo non è male. Bella. Se vuoi parlare, sono qui. Ok, parlami. Accidenti, ma guardati! Mi piace il tuo stile. Io sono Maddie, biogenio del Ciao, luogo. Ciao, Maddie. Non dire a Pim che l'ho detto. O a Banner. Il tuo segreto è al sicuro con me. Mi hai chiamata nel tuo ufficio? Sì, non sarò un'inumana, ma gestisco equipaggiamenti, merci e gadget. E anche se lo zainetto. Se qualcosa per essere più veloce, forte o allungabile, farò al caso tuo. E tu cosa ci guadagni? Allungabile. Che sarò più intelligente di tutti. Portami i materiali giusti e ti costruirò dell'equipaggiamento da far piangere l'AIM. Ok. Ho già alcuni prototipi, da pure un'occhiata. Ehi, guarda qui! Ma devi avere ovviamente i gradi fazione. Vabbè, sti cazzi, ok. Ma questi perché ancora non sono in punto interrogativo perché non ho il personaggio, ok. Chiaro. Incredibile! Posso andare avanti? Mi sono rotto le palle! Posso aiutarti per qualcosa? Al momento no, ma potresti aiutare Pim con un problemino. Ok. Controlla il tavolo strategico, ti spiegherà lui. Pure. Il tavolo strategico sia. Dov'è? Vai a testa alta. Sono Miss Marvel. Ok. Chiudi. Questo telaio è stato creato per aiutarmi nella replicazione. Oh, un'altra cassa che avevo skippato. Noi. Siete solo tu e Kamala? No, Tony è sulla chimera. Posso potenziare qualcos'altro? Sì. Un emblema ancora più fico. Ok. Quindi voi due siete tornati a parlarvi, eh? Dov'è il tavolo? In realtà è merito di Kamala. È stata lei a trovare il bestione. Credo sia arrivato il momento di mostrare all'AIM cosa posso fare davvero. Che ne pensi, Jarvis? Penso che lei possa realizzare tutto quello che si prefigge, signorina Khan. Io direi di fare le missioni principali, sinceramente, però. 4 missioni. Ok, quindi facciamo questa e continuiamo con quella principale. Evasione. Ok.
Non me l'ha fatto. Ok. Boh, non so cosa ho schiacciato. Ho comprato l'edizione lussuosa di Giorgio Cartonato, che ne pensi? Secondo te costa troppo? No, ora non è... abbiamo un po' di muscoli dalla cioè, alla fine vale la pena. Dovremmo colpire uno dei laboratori. È un'edizione figa, per cui ci sta che costi così. Stanno sperimentando sugli inumani. Il problema è che però ora faranno solo le prime tre stagioni, perché in Giappone hanno fatto solo quelle. D'accordo. Cioè le prime tre serie. Abbiamo già distrutto uno dei loro grossi laboratori nel nord-ovest pacifico. L'archivio di Olimpia. Sì, in effetti se me lo chiedevi prima era meglio. Ci chiedevamo chi fosse responsabile della chiusura di quel laboratorio. No, ma ci sta alla fine. Se a uno piace averla in versione lussuosa, ci sta. Volendo c'è anche la versione economica, però. Come uno preferisce. L'unico problema, secondo me, è il fatto che comunque per ora non esiste tutta. Perché appunto in Giappone hanno fatto le prime tre. E già da qualche anno è ferma, la quarta non l'hanno ancora fatta. Quello che avevo letto è che prima di fare quella devono far venire l'altra edizione che stanno facendo in Giappone. Per cui vanno a periodi. Però non lo so, vedranno. Non credo che la Star si metterà a farsela da sola. Vabbè, avviamo missione e vaffanculo. Non ho neanche capito cosa devo fare. Abbiamo Iron Man e Hulk. Noi guidiamo la nostra... Sta costruendo basi in vari paesi delle campagne occidentali. Sospettiamo che le utilizzino come laboratori per effettuare esperimenti sugli inumani catturati in zona. Non posso credere che stia succedendo proprio sotto il naso del governo. Hanno molto potere a Washington, nonché legami finanziari con tutte le maggiori corporazioni. La IM ha avuto 5 anni per mettere radici. Non sarà facile abbatterli. Beh, no? Bisogna pure iniziare da qualche parte. Bene. Tocca a noi sistemare. Ah, iniziamo. Che palle. Parli proprio come un Avenger che conoscevo. Raggiungiamo la destinazione. In teoria, fra l'altro, devo avere anche un altro costume per Hulk, almeno. Però non l'ho ancora visto. Benvenuti a Venture Ridge, nel Wyoming. Questo era uno dei numerosi centri di detenzione IM per inumani prima che costruissero la prigione. Dopo il trasferimento, buona parte dei residenti sono stati evacuati. In città incontrerete principalmente pattuglie dell'IM. D'accordo. Occhio alle pattuglie dell'IM. Non vi accoglieranno a braccia aperte. Con un po' di fortuna potremo ottenere informazioni e fare luce su quello che stanno facendo gli inumani. Siluro. E pesi massimi. Vabbè. Vi ho segnato la struttura sull'interfaccia. Attenzione alle pattuglie. Grazie mille. È il minimo che potessi fare. Voi mi avete spinto a continuare quando tutto sembrava perduto. Sapere che la resistenza era là fuori mi dava speranza. Sembra che le probabilità... Io prima andrei in quel coso lì da 230 metri. Credi che troveremo qualcosa? Allora, tanto prendiamo gli inumani. L'IM protegge gelosamente i suoi dati. Non siamo riusciti a ottenere nulla di concreto. Abbiamo solo la parola degli inumani. Sì, però vacci, perché sennò... Beh, perché ci inseguiamo su e giù? Che palle. Allora. Sono già morti? Però c'era un'altra cosa un attimo fa, dove è finita? Non c'è più. Ah no, è quella, 149 metri. Questa città piena di risorse? Vabbè. Quindi hai creato la resistenza in segreto per tutti questi anni? Non intenzionalmente, almeno non all'inizio. Nei primi tempi molti di noi furono catturati dall'IM. Quando capimmo che nessuno sarebbe venuto a salvarci, evademmo e iniziamo a pianificare.
C'è un alleato della resistenza nei guai nelle vicinanze e ha bisogno d'aiuto. Però che... Ottimo lavoro! A me! Ho veramente poca range questo attacco. Però ti ammazza. Ok. Devo rompere qua? No. Mi mancava l'unico classe. Era Banner che lo bruciava, c'era Hulk. Buonanotte. Qui devo spaccare sto coso, direi. E anche di qua. Prego. Dio, usi i suoi poteri. Adesso ha un senso, c'è il tipo che li teletrasporta via. È che all'inizio non aveva nessun senso perché tu liberavi la gente e questi non potevano essere portati via. Dove credi che tengano gli inumani? Che gioco fatto col culo comunque, di ricerca li tengono in particolare. Siamo rimasti in due. Gli piace averli lì vicino mentre proprio eseguono oggi i loro test. Non chiedermi perché. Allora, vediamo un po' che cazzo c'è. Posso romperlo? Mi ricorda Street Fighter questa cosa. Jarvis, hai idea di cosa ci aspetti? Una volta all'interno potrò scansire il laboratorio per capire di quali tecnologie si tratta. Come posso entrare di qua? E voglio entrarci. Forse devo semplicemente sbattermene un po' il cazzo. Possiamo affrontarli! Beh, queste sembrano più fighe. Apparentemente, almeno qua. Un camion. Però qui c'era una roba che si poteva entrare, ma non so come ci si entra. Forse devo distruggere il camion? Non sembra. Però qua dentro ci sono cose, le avevo viste. No, ora c'è un bug qui dentro. Bello il bug. Ok, forse non devo entrare lì. Passione per rompere le macchine. Nessun problema. Guardatevi le spalle. Ma non posso salire sui palazzi, o sì? O sì che posso. Perché non mi fai salire? Che palle. Voglio andare lì dove c'è quel 159. Una delle unità di stoccaggio equipaggiamento dell'AIM. Potreste aprirla se riuscite ad attivare la sequenza di sblocco. Attenzione, ma quale? Potrebbe essere una trappola. Ma chi se ne frega se è una trappola? Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. I cattivi. E questo è tutto, ragazzi. Yeah.
Abbiamo torri. Vuoi una mano? Eccotela! Se cosa dei gas mi sta battendo sulle palle. Vi ho già presentato la Hulkbuster! Ma come? Vabbè, Iron Man usa così i suoi poteri massimi anche mentre non lo uso io. Iron Man. Ma muori o no tu? Altri cattivoni a terra. Ce ne sono ancora? No, qua direi che non c'è una mazza. Questo? Attenzione, okay. Ci sono prendetevi dei cattivoni. Prendetevi una pausa, ragazzi. Ah, c'è qui c'è un affare da attivare. Guarda come si attiva da qua. Ok, poi succede sicuramente un altro. Tipo quello. Quello. Dov'è l'altro? 1, 2. Un altro c'è di qua, ma non lo trovo. Dov'è? Mi sono perso uno di sti affari. Ah, eccolo. Okay. Accesso accordato. Qualunque cosa contenga, ora è vostra. Ok, risorse. Risorse. Ah, è una cassa. Poi che altro gli vuoi far fare? Oh, quelle risorse le ho rotte ma non le ho prese, che cacchio. Su, Miss Marvel, piglia le robe. Ok. La vedova nera non gliela facciamo fare, Tavoz. Ah, ok, sì, l'avevi già scritto. Perfetto. Ci vuole... Bisogna utilizzare tutti gli universi possibili, insomma. Allora, ora andiamo su di qua. Seguiamo il nostro allegro coso. Io direi che forse potrei evitare di spendere tutto sto tempo a farmare. Non lo so, questo gioco non so se mi convince da gioco online. Però d'altronde in questo momento non ho moltissimo altro da portare, per cui boh. Il gioco è divertente anche da giocare, però è molto dispersivo. C'è qua sopra, che è sta roba? Aia, stronzo! C'è un'unità speciale nemica nelle vicinanze. Se la sconfiggete, potreste ricavarne qualcosa di utile. Cazzo, ci sono 6.000 torrette qua. Ho guadagnato cose da supereroe. Altre torrette ci sono, le ho finite. Qua ce n'è un'altra. C'è un'altra ancora. C'è un segnalatore.
c'è un altro segnalatore. Poi andrei a sconfiggere quei tipi, però. Minotauro. Sono un po' deluso che sia finita. Ma anche loro mi ammazzano le torrette ogni tanto. Ora se piglio sto coso mi curo magari. E anche questo magari. Ok. Dai, qui c'è sicuramente roba, non può non esserci. A parte le cure qua. Ecco, fatto. Non faccio altro che vincere, vincere, vincere. Poi. Basta? Solo questo? C'è un ascensore ma è fake, qui non c'è niente. Qui c'è un altro. Questo? Tutto qua? Se non mi fido. Ah no, lì c'è una risorsa. Cioè, non so perché sta qua sopra. Vabbè, direi di andarcene da qua. Davvero niente male. Ma sto coso qua è così? Tanto per, non è un qualcosa. No. Salgo qua. Niente. Ok. Andiamo avanti. Va bene, va bene. Qualcuno mi spara. Ok. Ma dove cazzo sono usciti tutti questi? È ora di fare il sorsario. Io direi di andare verso l'obiettivo e buonanotte, cazzo. E ogni volta che dico che voglio andare all'obiettivo vedo cose tipo viola e interessanti che mi chiamano. Probabilmente non sono particolarmente più fighe di quelle normali, però. Oh no, ho gli slot pieni. Ho anche trovato un nuovo manufatto. Cioè, era il primo che avevo in realtà, forse. Allora, distruggiamo un po' di schifo, almeno ce lo leviamo. Beh, questo è buono, però... Oh, chi se ne frega, livelli 5, diciamo che sotto il 10 li tolgo tutti e ciao.
A meno che non siano particolarmente rari. Va bene, poi abbiamo anche questi. Comune, lo distruggiamo. Va bene. Ok, ora ho di nuovo spazio. Non ne sono più pieni, li ho appena liberati gli slot. Che palle, messaggi di merda sbagliati. Vabbè, andiamo lì e vediamo che cazzo succede. Sicuramente mi sono... avrò lasciato dietro qualcosa, però lì c'è una cassa, mi devo prendere, cioè, no. Cutscene? No. È solo buio. No, cutscene. No, beh, con Buga non lo vedo così duro a fargli fare Poison Ivy. Basta che gli fornisci gli elementi e lei lo fa. L'AIM ha avviato le procedure d'emergenza. Non credo che si faccia particolari problemi. Bene, volevo la cassa, l'ho vista. Cassa, dove sei? Non sei qua. Vabbè. Forse devo... è meglio se ci vado subito, perché non vorrei che poi non ci potessi più andare. Sono morto. Vabbè, grazie. Dove cazzo sono adesso? Ma no, ma... Però se non ti attacchi, cioè... Ok, sono... Non ho idea... Vabbè, intanto facciamo il L1. Stiamo bene! Ma non ho idea di dove sono andato. Dai! Mi mancava il coraggio! Non mi sono curato, era un cazzo di premio. Droppatemi della vita! Cerchiamo della vita, ci sarà della vita in sto posto. Ma che palle! Cioè, i missili a ricerca io come li evito? Ah, dovrei pararli probabilmente, ma non so come si fa, non mi ricordo. Okay. Non era esattamente quello che volevo fare, però ha funzionato. Siano benvenuti. Okay. Gli darò una pessima. Ma è qua dentro la. La cassa. Sì, non devi distruggere l'universo, devi solo pigliare sta cosa. Ok. C'è altro, direi di no, andiamo. Interazione di alcuni posti si colpisce solo con attacchi a distanza. Vabbè, ok. Dovrete eliminare il nodo di sicurezza. C'è quello. Ok. E non è la prima volta che attacchi attivo un... Non è andata come previsto. Cosa facciamo? Se distruggete i due trasformatori al livello superiore, le porte dell'ascensore dovrebbero aprirsi. Ripensaci! Ma che palle sti tipi! Madonna! Ti
A quanto pare era l'ultimo. No, devo tenere premuto. Ben fatto. E uno è andato. Ne manca un altro. Ma che male. Ah, io sti attacchi qui che non so come schivarli, però mi hanno portato il cazzo, eh. Vai lì e ti curi magari. Ok. Proprio un gioco pulito comunque. Si capisce tutto. Super tecnico e boh, adorabile. Va bene. Ciao Gigi, benvenuto. Ha funzionato, entrate. Funzionato? Ok. Oh, c'è una risorsa là sopra. Non so perché è lì, ma... Sono curato, sì. E ora non sarà affatto una trappola. Andrà benissimo. Me lo sento. Eri prigioniero anche tu. Ma chi? Perché ti avevano catturato? Tu chi? Se non eri un inumano. Secondo Tarleton, chiunque abbia dei poteri è una minaccia. Si sono assicurati che non usassi più i miei. Okay. Hanno modificato il mio fisico e ora cambiare dimensioni mi ucciderebbe. Oh. Mi dispiace. Povero Hank Pym. I cattivi. E ora dove? I registri mostrano celle di contenimento in un laboratorio protetto in fondo a questo corridoio. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Viva il baule! C'è un deposito di equipaggiamento AIM nei paraggi. Potrebbe valere la pena controllare. Sempre! Ehi! Abbiamo buone possibilità! Ottimo lavoro! Me! Buonanotte tesoro. Cazzo era quel casino, non l'ho capito, però ottimo. Allora, questo disattivarlo. Poi. Avvicinatevi da fuori. Questa roba la posso far esplodere? Tanto quelli si menano con un coio. Arma segreta! Sono un sacco. Ma una sta qua sopra. A me è uguale a quella dell'altra volta, più o meno. La struttura le riutilizzano. Coltanto. Ma devo seguire un certo ordine, è questo che vuoi dire? Scendi, cosa? Dai, corri, che ce n'è un'altra. Perfetto! Sono molto orgoglioso di te. Che è?
era sbagliata. Che palle. Cioè, devo seguire un certo ordine, è questo che vuol dire, che coglioni. No, no, questa volta... Ok. Scappisce una mazza. Comunque, andiamo qua, prendiamoci la cassa. Attenzione, ci sono dei cattivoni. Ma dove? I suoi messaggi mi sembrano un po' contraddittori a volte. C'è un'altra cassa. Buongiorno Mariano Fudo, benvenuto. Ora, in realtà, se è come l'altra volta, sotto c'è un altro deposito, in cui c'è molta più roba, tra l'altro. Quindi ci riproviamo, vediamo. Ah, no, è diverso questa volta. Però comunque c'è un sacco di roba. Un domani. E direi basta così. Va bene. Ora dove dobbiamo andare? Qua. Oh, ho anche finito una missione, tipo. Possiamo affrontarli. Dov'è il laboratorio? Ok. Sicuro che sia il luogo giusto. Ho quasi. Ma allora, questo gioco è carino. Se non fosse un gioco Marvel, non lo giocherei, però. Forze nemiche. Ah, cioè, ce ne occuperemo. È un picchia picchia strano, cioè. Compatibilmente con il mio processore. Certe robe sono fatte veramente con il culo, però. Alla fine, se non gioco Marvel, mi diverte giocarlo. Uno dei loro agenti è a terra. E vabbè, questo lo spacchiamo. Però alla fine, cioè, è veramente un gioco un po' del cazzo. Possiamo farla. Sembra che l'AIM abbia spostato gli inumani in una navetta qui vicino. Si sta preparando al decollo. Qualunque cosa trasporti, dobbiamo recuperarlo. Raggiungete la prima che parte. Recuperiamo un po' di risorse qua in giro. Questa non è una risorsa, è un esplosivo. C'è qualcosa? Non mi pare. Aspetta, si era raddoppiato il coso. Non è vero. Ok. Comunque è divertente, è un po' dispersivo. Ciao Dio Brando. Di sicurezza. Boh. Aspettate. Carino comunque, non mi dispiace. Però ha questo aspetto un po' da Morpg più che da gioco Story Driver. Cioè, lo so che non è di massa, però in realtà è molto multiplayer, mi sta andando avanti. Boh, perché mi diverte più che usare Iron Man, sinceramente. Ed è comunque il personaggio principale, cioè era il personaggio selezionato nella missione. Abbiamo fatto in tempo. Fatemi accedere a uno di quei terminali. Iron Man mi rompe le palle. Cioè, col fatto che vola non si capisce mai un cazzo. State in guardia. L'AIM cercherà di riprendere il controllo dei punti d'accesso. Sto in guardia. No, che palle, una di quelle robe in cui devo... Oh, che schifo. Io le odio queste missioni. Abbiamo perso un punto d'accesso.
altri. Ma cos'è? Madonna, sono le robe. Oh. Ne odio ste cose. È questo che devo recuperare? Però ora devi andare a difendere A. Ma che palle! Sono quelle robe da multiplayer. Ma B dov'è? Devo riprendere C. Che palle di merda. Dov'è? Dov'è B? Non lo vedo. A? C? Sì. E B? Bisogna ancora fare. Fatevi sotto, ragazzi. Prendi questo, IM. Continua a non capire dov'è B. Di sopra. Ah, è di sopra, mi sa. Vado a pigliarlo. Probabilmente giocato in gruppo non è così male sto gioco. O forse sì. Madonna, quanti cazzo sono adesso? Ok, Jarvis, siamo... dimmi che ce l'hai fatta. Sì, signore, mi sono anche avanzati in 0,4 secondi. No, infatti non si capisce un cazzo, e questo è il problema. Io entro un'ora. Ottimo lavoro, gente. Tornate qui e daremo un'occhiata a quei campioni sperimentali dell'IM. Evviva, campioni sperimentali! È il difetto. Beh, di sto gioco, secondo me, che è piuttosto poco chiaro. Piedi. Abbiamo recuperato, no? Preziosi campioni, ma okay. L'IM è più forte di quanto pensassi. Ok. Sono molti dei miei simili. Dobbiamo fermarli. Sono d'accordo, Kamala, ma ci occorre tempo per riorganizzarci. Quando Tony porterà qui la chimera, potremo pensare a sferrare un'offensiva. Ok. Ma allora, resta su Quinjet. Avrei il tavolo stato di Quinjet, ma non voglio nemmeno di quell'altro. Le prossime mosse. Ok, resto su Quinjet. Perché in pratica va avanti, continua ad andare avanti così. Il formicaio. Allora, andiamo qua. Capisco un cazzo. No, ma non è neanche paragonabile ad Arkham City. Ma poi Arkham City, nonostante tu abbia un sacco di libertà... Sono Mads. Cioè, puoi passare, hai comunque subito in laboratorio? Certo, arrivo subito. Un'indicazione seria di quello che è la storia. Qui puoi sceglierti le missioni, non c'è un open world, è tutto un po' così. E poi non è molto chiaro come funziona proprio. Tipo adesso che cazzo sto facendo? Sto tornando al formicaio? Sì. Cioè, è proprio poco chiaro. Anche l'hub centrale del gioco non è che è così chiaro quello che devi fare. Cioè, tu ci puoi andare, puoi non andarci. Cioè, tipo ora sono in free roaming. Non capisco una sega. Non so nemmeno dove sto andando. Oh mio Dio, ma ciao. Comunque, da qui puoi sceglierti la missione prossima, volendo, e puoi fare le cose.
Avenger. Sì? Chi mi chiama? Non ho capito che cazzo devo fare. Parlare con Sara? No. Mi serve una mano qui. Vabbè, ho fatto un po' di missioni, ho beccato un po' di robe. Sti cazzi. Sei la mia salvezza. Ma non... No, Manuel c'era fino a poco fa, non so se se n'è andato. Dovrei fare l'addestramento Iron Man in effetti, eh. La sfidarmi, dovrei farle ste cose, avrebbe senso. Vabbè, comunque siamo al 31% della campagna, in teoria. Ma non ho capito che cazzo devo fare qua. Perché non me lo dice fondamentalmente il... Posso aiutarla? Ah, parla con la dottoressa Madicio, ok. Intanto parlo con questo. Suo attuale equipaggiamento. Quindi devo andare lì. Ok. Che cazzo, si capisce una sega. Ma non ci ho appena parlato, tra l'altro. Sembri una persona. Che succede? Ho saputo cosa è successo con okay. quella navetta. Non fare quella faccia, volevo solo darti una cosa. Un sotto della trama, fondamentalmente gli X. Sì, gli X-Men, buonanotte. Aspetta, fammi finire solo sta parte. Ok, ricompensa a grado, accetta. Perché dovrei rifiutarlo? Accetta. Accetta. Non me lo merito. Beh, la resistenza non è d'accordo. Per okay. niente. Allora, dicevo, anzi. La trama fondamentalmente è questa. Ad un certo punto c'è questa sorta di evento. Un attimo, prima okay. che mi attacchino. Non promette bene. C'è questa sorta di evento per cui c'è una festa. C'è un attacco di misteriosi forze nemiche e in quel momento sull'Eliveivolo, che era la base degli Avengers, tipo c'è un'esplosione che libera un cristallo delle nebbie terrigene che mutano la gente in inumani. Da quel momento tutti odiano gli Avengers, l'avanzata delle meccaniche prende il potere tipo sugli Stati Uniti più o meno e gli Avengers sono scomparsi perché si sono depressi e sono ognuno andati per la loro strada. Tu diventi Kamala, che è sta inumana, che scopre che c'è una resistenza e poi finisce sull'Eliveivolo dove c'è Hulk e adesso stiamo tipo recuperando gli Avengers, fondamentalmente. Questi sono tutti gli inumani che sono scappati e vivono qua. Poteri del fuoco. Poteri del fuoco. Ha una gamba rotta. Ehi, tutto bene? Dici? Figo. Sto bene. Bei poteri. Cioè, sembrano fantastici. Lei è una fanboy dei supereroi. Io sono... Una Fangirl. Polimorfa, credo. È forte e posso allungare le braccia, tipo... Sto ancora provando a non sembrare stupida, ma... Sei inumana. Sì. Quindi sei stupida, no. Come ti chiami? Dante. Oh, Dante. Kamala. Dante c'è, cioè, è vero, cioè esiste, se non sbaglio. Mi sono rotto una gamba mentre scappavo. Alla gente interessava quando ancora gli inumani avevano un senso. Poi sono tornati gli X-Men e quindi chi se ne frega. Fatta, no? No, non Dante Alighieri, Dante Marvel. Mia madre mi ha aiutato. Sì, io ce l'ho fatta. Dante Pertuz. Ma lei è stata presa. Inferno.
Beh, gli Avengers si saranno qui tra un paio di giorni, ok? Riprenderanno il controllo della prigione e tua madre se la caverà. Un paio di giorni? Perché non c'è nessuno che mi ascolta? Ho sentito il dottor Pym dire che stanno trasferendo tutti i prigionieri. No. Beh, la troveranno lo stesso. Non ce la faranno. I tuoi Avengers arriveranno tardi. Aspetta, lascia che ti aiuti. No. Ah. Che palle. Capisci? Siamo inumani. Sì. A nessuno importa di noi. Giusto. Ah. Wow. Ah. No, questo non è vero. Devo dirlo, Bruce. Potremmo fare qualcosa. Sì, praticamente sì. Devo salvare gli inumani. Bruce. Devo convincere Bruce e il dottor Pym a tornare in quella prigione. Non posso parlargli. Ora posso. Roy, per favore, è necessario che mandi una spedizione alla Chimera con qualche provvista. E Roy, attento, sii discreto. Certamente, dottore. Pym che gioca con gli androidi non è una bella cosa. Hai un proprio per niente. Sì, mi aspetto sì, già una espansione succede? Con Ultron. L'AIM sposterà gli inumani in un luogo più sicuro. Presto. Ok. Hai parlato con Dante? Sì. Scusate, chi è Dante? Uno degli Alighieri, inumani è uno scrittore. Siamo riusciti a tirarlo fuori, ma sua madre è ancora là dentro. E dopo la nostra fuga l'AIM ha aumentato la sicurezza. Capisco. Sentite, dobbiamo aiutarli. Non è una buona idea. Cosa? Ci sono degli inumani lì dentro. Non capisco. La madre di Dante. Chi? Non possiamo starcene qui e non fare niente. Non ce ne staremo con le mani in mano, ok? Ah sì, anche è partito anche, con i nuclei energetici. Quindi Tony arriverà qui tra meno di un giorno. Basta. Ufficialmente in questo momento credo che nell'universo Marvel non classico Pym sia ancora fuso con Ultron. La resistenza sta provando a infiltrarsi in quella struttura da mesi. Noi siamo stati aiutati. È più facile uscire che entrare. Credo, La terra, le mura sono inespugnabili. Hai visto cosa abbiamo fatto prima? Posso aiutare? È troppo pericoloso. Non capisci, tu non sei un inumano. Non credo sia tornato da allora. Però, tanto prima o poi torna, però. Non ora. Non ora. Se non ora, quando? Mi spiace. Aspettiamo. Ehi. No, non è Infinity War, è Infinity Wars. Perché Infinity War è carino. Mi spiace, non posso. È Infinity Wars che non è una posso merda. Non posso non fare nulla. Non posso non fare nulla, esco dal formicaio. Kamala Khan. Ah! Non stai dormendo. Vero. No. Capisco, informerò il dottor Pym. Potresti non farlo? D'accordo, buona serata. Ma che ca... Sei Roy, vero? Corretto. Questa unità riprogrammata dalla Resistenza è sotto il mio controllo. Una delle tante. Sei un po' come Jarvis? No, non come Jarvis. A confronto, la mia rete neurale è infantile. Un giorno, forse. Un giorno, quando avrai il potere di distruggere tutti e ti chiamerai Ultron, probabilmente. Quindi non devo farmi vedere? Vorresti socializzare? No! Hai rotto le palle! Perché stai mantenendo il mio segreto? Sei l'inumana protetta da Jarvis. Sei fortunata a godere di un simile privilegio. Grazie. Grazie, persona, cosa che non mi inquieta affatto, nemmeno un po'. È una bella nottata, no? Molto. Sei sempre in giro? Cerco di rendermi più accessibile possibile. Un po' inquietante. Sì, giusto un po'. Ok. Ti ho un altro consiglio. Dopo il matrimonio, la nascita di mia figlia, andò persa. La serie nera completa da recuperare. I prezzi sono davvero troppo alti. Boh, non lo so. 100 euro mi sembrano un po' tanti. 3-4 volumi, no? Non lo so, cioè davvero non si trova un prezzo migliore Naruto oggi? Secondo me ti conviene comprarli piano piano quando li ristampano. Tanto li ristampano sempre.
Cioè, io vedo che comunque di ristampe di Naruto, adesso per dire, fare un controllino, ma se guardiamo le ristampe di questo mese, cosa hanno ristampato? No, hanno ristampato Boruto. Beh, tipo, di Naruto il mito hanno ristampato questo mese 11, 14, 18 e 23 e 27. Per cui secondo me, cioè, ti conviene ancora recuperare questa. Ah no, 4 cofanetti tutta la serie? Vabbè, magari si dipende, fatti i conti, cioè, però secondo me vale la pena. Secondo me Naruto è una roba che continua a vendere, quindi continuano a ristamparlo. Per cui se non te, se ti interessa semplicemente averlo, controllati Naruto il mito, che credo sia quello, la seconda che hanno fatto, quello con i numeri rossi. Non lo so, io non sono mai stato dietro alle edizioni, ho soltanto la prima e ciao. Però se continuo a risparmiare, a ristamparlo, ti conviene recuperartela piano piano finché non le hai tutta. Ma non avevo proprio letta io la domanda, sinceramente, mi sa che me l'ero persa. Stavo facendo cose. Però vedi, cioè, fondamentalmente il concetto è sempre quello: se ti interessa un'edizione specifica, vabbè, è un discorso. Altrimenti controllati, controlla i prezzi e vedi tu. Però considera che Panini la ristampa, per cui un prezzo che adesso, tipo, che ne so, da questa parte. Se il, davvero? L'11 lo vendono a 10 euro, tu sai che però lo ristampano. Ma ti servirà questo? Non è sicuro là fuori. Grazie, Tio. Pietra sacra delle Norn Volontà. Cos'è questa cosa? Manufatto, oggetti speciali, equipaggiamento dotati di talenti unici e poi maggiori recuperati possono essere equipaggiati da qualsiasi sia disponibile, ok. Quindi posso mettermi questo più questo, manufatto minore. Manufatto maggiore, potenza 13, ma non c'è. Ah no, questo è manufatto maggiore, che mi dà più uno di potenza. Ok. Qual è la... Non capisco il senso. Però posso potenziarlo, sì, ma se lo spotenzio uso tutti i miei cosi lì. Esotico. La volontà letale. Se l'aumento fa, sblocca tutti i potenziamenti di danni aumentati di 4 secondi. Ok, figo. Sì, ma il Hero Academia l'ho letto, cioè, lo sto leggendo. Guarda dove sto andando. Ok, sono Kamala e sono in giro. A quegli inumani serve il nostro aiuto. Se funziona mi perdoneranno, spero. No, non ti perdoneranno mai. Ma vai, perché non ti sei attaccata? Madonna! Cioè, il pasto l'ho premuto io. Tornerò prima che Bruce se ne accorga. Sì, andrà sicuramente così, guarda. Ci scommetto le palle. Giubbotto reattivo figo. Tutto potenziato, bella. Dove devo andare? Di qua. O nel vuoto. C'era qualcosa o sbaglio? Ah no, era solo una luce di controllo. Saliamo. Ma io con gli scenari, devo dire che gli shonen li leggo perché mi divertono. E quindi mi fa sempre piacere leggere uno shonen divertente. Poi sinceramente ci spendo troppi soldi probabilmente, però... Cos'è qua? Perché non salgo? Non devo andare di qua qui. Ah no, devo romperla. Wow, sembra roba dello Shield. Oh. Avranno nascosto queste cose a noi.
Sarei ancora di livello? Sì. Bracciali più fighi. Quindi devo andare di là. È pieno di cose sto posto. Wow. Che è successo qui? Boh, che ne so. Ci avranno combattuto? Sarà passato Thor? C'era qualcosa qua. Oh. Un collezionabile. Ma posso salire di qua? Scusa, si vede che posso salire. Un altro cosa. Sempre cos'è? La fiera delle robe fighe, questo. Fumetto. Ma non era più figa di quelle che avevo già? È meno figa questa? Vammi su equipaggiamento. Ah no, cazzo, c'ho questo qui 18. Vabbè, a questo punto butto queste qua, però. Sono pieno di roba. Ok, qui buttiamo questo qua che è comune. E questo. Le stagioni di cosa? Di... No, io li ho tutti, però... Dico, di My Hero Academia, sinceramente così su due piedi non ho idea di quali eroi preferisco. Non è che sono un super fan di My Hero Academia, in realtà. Cioè, lo trovo divertente, però non è che mi abbia mai super preso, per cui boh. Cioè, mi piace, però non ho delle idee così precise. Non è una serie che mi abbia... Che... Per quanto in realtà dovrebbe, perché col fatto che sono i supereroi, eccetera. Il problema è che l'ho sempre letta in modo un po' discontinuo. Infatti adesso tipo non so quanti numeri devo leggere. Penso un paio. È che io leggo davvero tanta roba, per cui faccio fatica ad affezionarmi alle cose singole. Ah, ok, qua abbiamo fatto. Raggiungi le celle, libera gli inumani. Come bere un bicchiere d'acqua. Ho sete. Ma come ho sete? Facciamo delle esplosioni così ci sentono per bene. Là c'è qualcosa. Si rompe questo. Sì, lo so, faccio le cose a caso, però perdonatemi, ma... No, lì non ci posso salire, vero? Speravo di potermi arrampicare fino in cima per qualche motivo strano. Una grande porta gialla. La sento che mi urla, entra! Entra! Devo aprire questa e sono dentro. E ora ci sarà un sacco di soldati che ti aspettano. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Possiamo far finta che non mi abbiate visto? Aia, che cazzo. Siete parecchi, eh? Ok. Questi attacchi qua non so come si evitano. Sale.
quindi ora è tipo, super, è tipo un coso dei cartoni animati, lei. Urla i colpi quando li usa. Oh no, c'è uno stronzo dietro. Oh, questi sono grossi. Eh sì, l'avevo intuita questa cosa. Mana gigante suprema! E ora che cazzo è? Ok, la cosa mi sfugge di mano. Ok, ho puntate di numero. Allora, mi è diventato super gigante? Oh no. Oh no, non ora. No, non di nuovo. E vabbè, ma sei demente però. Hai usato troppo i tuoi poteri. Che cretina. Ciao Simon, sì, ho letto Spawn a suo tempo. I termini del nostro accordo erano. Il primo volume ci sta. Noi troviamo la cura, voi controllate i media. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, ma la cura dove sarebbe? Bambini strappati alle loro famiglie, persone scomparse. Chi è questo uomo brutto? Io non posseggo Kingpin, illimitate. Lex Luthor? Il no, pubblico vuole risposte. Però è un pelato. Sto per dare qualcosa di meglio. C'era il pelato cattivo? Il lancio degli adattoidi si dimostrerà una perfetta distrazione. E dopo? Senza la certezza. Aspetta, finisco questa cazzina e ti rispondo. In alcuni ambienti cominciano a circolare parole come terrorismo. Funzionerà. Oh no, terrorismo. Ripongo la massima fiducia nelle abilità della dottoressa Rappaccini. Anch'io, guarda come ti ha ridotto bene. Ti ha fatto diventare uno strano umano con la testa gigante. Quanto di ciò che hai detto era una bugia? Tutto. L'effetto. Ma non diventa ancora più grossa la sua testa? È ancora solo temporaneo. E senza la mia formula che li mantiene in vita, beh, il gas li uccide. Ottimo. Così non va bene. Una il bellissima gas cura. Ci ha dato gli adattoidi. Il gas. La mia formula ti ha tenuto in vita. E se potessi isolare come si manifesta negli inumani, sì, Tavo, io so te lo che so, potrei invertirne gli effetti. Ci attendono altre opportunità. Abbiamo poteri sufficienti per il tuo esercito. Ora riduciamo le perdite. Sì. Chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto cosa? Ora litigano fra loro? Creano due fazioni dell'AIM? Oh, aspetta. Aspetta, ti prego, nonna. Ciao, buonanotte. Questa chi è? Una spia? Oh, che palle, perché ma la vedova? Cosa sto facendo? Nemmeno mi piacciono i bambini. Non è una bambina, dai. Ma uffa, io tra l'altro mi sono rotto il cazzo, voglio staccare. Comunque dicevo, Spawn, sì, primo numero sicuramente vale la pena prenderlo perché comunque è un pezzo della storia del fumetto USA. Perché la mia luce è rossa? Non si vede, ma è rossa. Qua. Cioè. Si vede in schermo. No, non si nota, sembra bianca, ma dal vivo è rossa. Vabbè, è come con Miss Marvel, solo che c'ho il rampino invece delle mani. E calo nel vuoto, ovviamente. Questo sistema di manutenzione dovrebbe portare al laboratorio di Monica. È probabile che Kamala sia lì. No, non cadere con me. Oh, sai. Ho fallito? No. Ho chiamato l'ascensore? Non hanno ancora cambiato i codici che ho installato, okay, come amministratore l'anno scorso.
Che negligenza. Alcuni attacchi solo con attacchi da mischia. Dov'è questo? Ok. Ho aperto una porta segreta. Che porta numero 2 sia? Va bene. Che schifo, non sembra un bel posto. Boh, sinceramente non mi ricordo fino a che punto ho letto Spawn. Però ha il suo fascino, è molto anni 90. Beh, fra questo e Ultron io non so cosa mi spaventa di più. Però Ultron ce lo vedrei bene in questo gioco, magari come espansione. Che altro non mi è chiaro il piano di questo gioco. Non devo farlo esplodere, vero? No, che devo fare? Devo solo andare di qui. Prendermi queste risorse. Va bene. Sono la vedova nera. Pispietz. Oh, l'ho già trovata? Non era molto nascosta. Spero che non sia la ragazza, Monica. Devo riuscire a entrare. È vero, in effetti. Avremmo dovuto mandargli la clip. Stanno ripulendo l'intero edificio. Ma posso diventare... No, non ho neanche un potere, tra l'altro. Che schifo la vedova nera. Lancia una granata occultante, rende invisibile. Come la lancia la granata occultante? L1. Quindi che faccio a questo punto? Ammazzo questo tipo? No. Pronto al fuoco! Prendi qui! Non ho capito cosa avrei dovuto fare, ma è stato molto bello. Ok. Speravo in un combattimento più impegnativo. Sì. A questo punto devo andare di qua. Devo chiarire i comandi. No. Devo... questa cosa. Toc toc. Toc toc. C'è nessuno in casa? Alcuni oggetti posso... Ok, sì, fino qui ci abbiamo... l'abbiamo capito. Non è che devi dirmelo ogni cazzo di volta. Cioè, gli sparo e lei pensa che sia la dottoressa. Beh, giusto. È un'intelligenza artificiale intelligente. Ora che posto del cazzo? Che c'è davvero a capo di tutto. Che cazzo anni è? Anni di operazioni sotto copertura e una ragazzina di Jersey City mi porta nel cuore delle operazioni dell'AIM. Fumetto? Un fumetto? No. Un collezionabile. Un altro collezionabile? Sì. Qui? Qualcosa? Niente. Voglio i collezionabili! Sono gli adattoidi. Qui posso attivare questa cosa. Sì, attivala però. No, dall'altro lato. Ok. Disponibile equipaggiamento livello superiore. Ok. Ora sei... Ah, c'ho l'artefatto. È come se quella porta avesse stampato sopra laboratorio super criminale. Grazie Ant3R83. Benvenuto. Il laboratorio di Monica, non c'è dubbio. Scopriamo dove tengono la ragazza. Ma l'abbiamo visto prima dove tengono la ragazza, no? Comunque, vediamo se c'è qualcosa in giro. C'è il fiatone, lei. Dov'è il pannello di controllo delle celle? È lì il pannello di controllo, ma sto vedendo se c'è altro. Ok, mi sono fatto esplodere.
Che è sempre una bella cosa. Che volevi fare, ragazzina? Dovevi stare buona. Se ci sono i VOD, sì, i VOD ci sono. Ovviamente. Ok. Dove sei? Cioè, il VOD lo salvo, adesso appena chiudo lo cancello. Le tue cure non funzionano. Quello è sport, in realtà, però. Oh. Stai provocando i suoi poteri. La sta uccidendo. Evviva. Non stai neanche più cercando una cura. La formula tiene in vita gli inumani quanto basta per copiarne i poteri. Che bello. È solo una copertura per i tuoi esperimenti malati. Rubi i loro poteri per creare adattoidi. Devo trovare Kamala. Vengeance, approfitto per chiederti un consiglio. Sono all'inizio della campagna, devo affrontare la quest con Iron Man e quella della città per intero. Non riesco a sbagliare in nessun modo. Oh, non mi sembrava particolarmente complessa. Magari prova, non lo so, a farmare un po' di roba prima. Perché non mi sembrava particolarmente complicata. Cioè, hai un problema specifico o a livello di combattimenti non riesci a superarla? Tu sei perché nuovo. Io non ho avuto particolare difficoltà. Non possiamo provare a parlarne. Oh, non volevo fare questa cosa in realtà. Aia, stronzo. Aia, due. Mi curo magari, eh. Ok, sono morto. Ah, non lo so, io le build... ma vai piano, cioè... Ah, ma sul finale intendi, quando ce le devi fare... Quando devi... Non lo so, io l'ho fatta normale, però non è che abbia fatto chissà, non ho avuto grosse difficoltà. Boh, sinceramente non saprei come aiutarti. E non è che io sia proprio il giocatore top, eh. Hai visto? Sì. Tu sei nuovo. Non possiamo provare a parlarne. Aia, stronzo. Però mi curerei a sto punto, se riesco. Grazie Guy Thanos per il follow. Aia, che cazzo. Lo vedo, dove cazzo è? E però che merda. E vi... dove mi è arrivato? No. Non avete idea di quante volte abbia voluto prendere a pugni le vostre brutte facce artificiali. È molto più soddisfacente di quanto pensassi. Ah. Però se esplodono anche sti stronzi. Basta? Ho
protocolli di decontaminazione. Vabbè, ottimo. Fantastico. Devo fermare il gas. Attenzione! Sì, ma vorrei andare al coso, non su di loro. Che cazzo, spacca questo. Almeno blocchiamo il protocolli di decontaminazione. Aia, stronzi. Ma ne sono un milione. Consideratela una vendetta per tutti gli incontri obbligatori sulla contabilità. Sì, però che cazzo, non c'è più cure. Non avete mai trovato la spia tra di voi. Ah, non c'è. Se rompi questa cura e ti curi. Che merda. Sono morto. Che cazzo però. Ah. Ma me la fai ricominciare da capo? Spero di no. Che sbatta. Cioè, ok che ho imparato un pochino a usarla, però che coglioni. Ah no, ricominciamo da qua. Chissà quanto dovrà pagare la gente per questo male. Ma l'ho colpito col super colpo stordente di sto cazzo, non gli ha fatto una sega. Porca puttana. Cure non c'è nessuno. Ah, c'è una cura. Non so cosa sto facendo esattamente. Ok. Ancora? Basta? Oh sì. Evviva. Stanno trasferendo gli inumani. Spero non sia troppo tardi. E qui abbiamo altri stronzi. Non mi piace usare la vedova nera, mi fa cagare. Nasconderti lì dietro non ti aiuterà.
bella evasione. Vabbè. Dove devo andare? Ok. Tra l'altro, io dovevo finire mezz'ora fa, ma sono finito in questa missione che non finisce mai. Devono averne trasferito la maggior parte. Ti prego, fa che Kamala sia qui. Ora? Oh, che palle. Possono esplodere nanniti sovrascudo. Ok. Pensavo che ne foste andato tu. D'accordo, ho tutto il giorno libero. Che cazzo è che mi spara da... Che cazzo, ma le torrette quando è che sono state arrivate? Ma che cazzo? Oh, grosso, inumano, brutto e nero. Cioè, un adattoide brutto e nero. Sì, speravo di incontrarti. Io no. Dura. Se Tarleton ha un esercito di queste cose ai suoi comandi, potremmo essere nei guai. Che cazzo è che mi sta attaccando? Avanti, provate a fermarmi. Forza, ho detto provate. Non sapete fare di meglio? Ma no, ma che cazzo? Ma cos'è? Ma andate a fanculo, però. Se fosse un mostro vero. Ma non gli faccio un cazzo di danno a sti tipi, che cazzo. Oh, ma hai rotto le palle tu! A chi tocca? Ancora? Ok, pure questo. Diventando molto tecnico. Quando è uno solo non è difficile essere abbastanza tecnici. Per me quando sono mille milioni. Ma solo uno di noi uscirà da qui. Ma figa, che cazzo è?
Nessuno vuole provare a scappare. Adoro gli inseguimenti. Siamo solo tu e io. Uffa. Punti abilità non spesi. Ho un punto. Cosa posso fare? Attacco pesante. Io farei attacco a distanza, che mi diverte usarlo. Cosa fa? Colpi automatici. Caricatori più ampi, gradato completamente automatico. Figo. No, non lo posso fare. Ah no, che palle. Ah, perché serve livello 3, ok. Uffa. Vabbè, allora non lo piglio, vaffanculo. Cazzo me. Perfetto. Solita porta sarcazzina. Ma non finisce mai sta cosa comunque. Che sbatta. Io vorrei andarmene. No. Allora, ricominciamo a saltellare. Quella piattaforma porta alle celle degli umani. Vabbè, è esattamente come usare Kamala, il modo di muoversi. Abbiamo un collezionabile. Ora, dove devo andare? Di qua, quindi vado di qua, ok. Trovate una cesta dorata! Questa mi insegnava, probabilmente era quella. Questa che cazzo è? Ah no, era solo un fumo. Ma mi insegnava questa, immagino. Perché l'avevo vista. Presa cosa? Quattro persone che scappano. Non ha certo lo stesso impatto di Black Widow, non trovi? Ce n'hai messo di tempo per capirlo. Ah, ma è lei Tiny Dancer. Pensavo tu la mente di questa operazione. Lo so. Questo non l'avevo capito. È bello se fosse pensato. Oh, che palle, ancora io. E sei tu al comando, qual è l'obiettivo finale? Avrà funzionato con Taskmaster. Ma non sono tanto stupida da rivelarti i miei piani, Romano. Ok, allora provo a indovinare. Tu e George state sfruttando gli inumani per i vostri adattoidi. Quella formula rigenerativa li tiene in vita abbastanza da permettervi di rubare i loro poteri. È solo una parte. Ho aspirazioni più elevate. Impiastare gli Avengers. Non ruota tutto per l'acqua. Au. Merda. Sono tanti. Aia. Perché è tutto rallentato adesso? Ma porca puttana. Perché sono congelato tipo. Già, congelata. No! È tutto scattoso. Aia. Yeah.
No, salta lì, figa, che cazzo. Faccio veramente cagare. Ma poi scatto tutto, non so perché. È tipo piantata la PlayStation, non lo so. Au. Mamma mia, che sovratensione, modalità d'attacco basato su bastone elettrificato che infligge danni di elettricità. Perfetto. Ci sono i nemici però, non li vedo. Aia. Ma che cazzo, ci attaccano però. Ma porca di quella puttana, però non si capisce una sega. Guarda, adesso si esaurirà. Che cazzo era sta merda? Comunque si è sputtanato il gioco, non so che cazzo è successo, eh. Dove è finito? Ah! Qua. Porca puttana, vaffanculo. Bronzo di merda. Credo di aver finito le cure. Così a occhio. Ah no, lì ce n'è uno. Si è curato lo stronzo. Bastardo. Ma ce n'è... uno l'ho ucciso? Non lo vedo. Crepare. Ma no, che sfiga. Mentre spaccavo la salute. Però se non li facessi curare, forse riuscirei a batterli. Che cazzo. Ora da dove devo ricominciare? Da capo o da sti due? Sì, cap. Dai, però, che palle sti caricamenti. Ah, ok, da qua. Ovviamente se eviti di farli ricaricare forse è più facile. Dove cazzo è finito?
Gas nervino. Deve esserci un modo per fermarlo. E che palle, pure gas nervino abbiamo. Fine? No, ce n'è ancora? Dove cazzo è? Ah, sono vari contenitori, ok. Ce n'è ancora? Non vedo dov'è. Cos'è? Pure il mega robot. Monica, la faccenda. Bella armatura. Tu mi hai causato abbastanza problemi. Non ho ancora finito. Dov'è la ragazza, Monica? Non sarà così facile. E che palle, però. Dove state portando gli umani? Al sicuro. Non puoi portarmi via tutti i miei giocattoli. Ovviamente, le persone sono giocattoli. No, non giocattoli. Nobili sacrifici per il bene superiore. Oh, che cattivone! Ti stai arricciando i baffi con quella natura? Credimi pure in giro. Ma tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per il futuro dell'umanità. Anche i tuoi prigionieri sono umani. Dei danni collaterali sono inevitabili. Tu dovresti saperlo bene. Ho già avuto questa discussione in passato. Finisce sempre con qualcuno che muore. Finisce sempre così con te. Che vorresti dire? Non ho dimenticato le idee. Neanch'io. Gli Avengers hanno già fatto troppi danni. Però evita di cazzo. E il mondo l'ha visto proprio quel giorno. Non ci servite più. Fin quando terrete le persone in gabbia, non andrò da nessuna parte. Però se tu evitassi gli attacchi, magari sarebbe più facile. O tipo se risalissi qua sopra anche. Ne va. Ma il fatto che non mi possa curare a sto punto è molto utile, devo dire. Come cazzo faccio? Che cazzo però! Non mi piace sto scontro. Però forse ho degli equipaggiamenti migliori. Manata del tuono. Il valore aumenta la forza delle mosse eroiche. Ok. Che begli occhioni che ha Hulk, però. Dove state portandogli? Ok.
Boh. Al sicuro. Non puoi portarmi via tutti i miei giocattoli. Ovviamente, le persone sono giocattoli. No, non i giocattoli. Nobili sacrifici per il bene superiore. Oh, che cattivo! Ti stai arricciando i baffi dentro quell'armatura? Prendimi pure in giro, ma tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il futuro dell'umanità. Anche i tuoi prigionieri sono umani. Dei danni collaterali sono inevitabili. Tu dovresti saperlo bene. Ho già avuto questa discussione in passato. Finisce sempre con qualcuno che muore. Finisce sempre con tutti. Che vorresti dire? Non ho dimenticato. Neanch'io. Spezzato troppe vite. E il mondo l'ha visto proprio quel giorno. Non ci servite più. Fin quando terrete le persone in gabbia, non andrò da nessuna parte. Ah, fanno pure la goccia di... la cosa di morte. Ma non ce l'ha, c'è una... E che cazzo? Monica, hai molte cose da spiegare. Dimmi. Beh, usando gli attacchi non è stato difficilissimo, dai. Dannazione. Non te la caverai facilmente. Ho un ospite speciale con me. E quelli che cazzo sono? Lei viene con noi. Ma... Kamala? Passaggio? Oh. Finalmente. Ehi tu, hai visto una ragazzina, capelli castani, alta così? Sì, nelle celle. Non ha voluto venire con noi. Ok, ora va. Kamala, dove sei? Oh. Black Widow. Oh. Che cosa ci fai qui? Forza, andiamo via. Torno a casa. Oh. Nel Jersey. Chi prende in giro non sono. Che palle gli adolescenti, Elena. Come diceva io. Ho un intero Quinjet che non sarebbe d'accordo. Come diceva Gitto la ieri, tra l'altro. Non riuscivo a controllarmi. Io continuavo a svenire e... ho fallito. Ehi. Che palle. Gli errori capitano. Sì. Ora levatevi dal cazzo, però. Onestamente, il Jersey non è riuscito benissimo. Beh, effettivamente. Tiny Dancer. Ascoltami. Tu sei già un'eroina. L'unica che non ne è ancora convinta sei tu. Io volevo Thor, però, non Black Widow. Forza.
Adesso andiamocene. Per quanto non sia brutta da usare, perché è veloce, fa gli scattini. Però preferivo Thor. Fatemi Thor! Ma mi vibra il joypad? Sì. Stai bene? Sì, sto bene. Mi spiace. Ho fallito. No. Sì, hai fallito, muori. Va bene. No, non va bene. Perché non... perché non vai dentro? Mi vibra il joypad. Non capisco perché mi vibra il joypad a sto punto. Cosa sta succedendo per cui mi debba vibrare il joypad? Tiny Dancer. È bello rivederti. Poi la luce è rossa, ma è sempre rossa quando gioco. In effetti non guardo spesso da questo lato del joypad mentre gioco. Vabbè. Allora, che ne dici di quell'audace salvataggio al momento perfetto? Sei in cerca di complimenti, Tony? Raggiungimi sul ponte di comando. Abbiamo poco tempo per preparare la nostra prossima mossa mentre l'AIM è sulla difensiva. Certo, certo. I convenevoli a dopo, capito. Che bello, ho trovato una ballerina. Sono passati anni. Non riesco proprio a liberarmi di te. Ehi, splendori. Mi sono mancata. Vestiti. Chi voglio essere oggi? Boh. Poi, non hai neanche un fumetto? Uffa. Va bene, comunque, finalmente siamo arrivati a questo punto. Direi che possiamo levarci dalle palle, credo, spero. Ero curioso di vedere che vestito odio la vedova nera, a parte questo. O anche... Furtivo classica. Questo è molto più bello. C'è anche i capelli più rossi. Molto meglio questo. Belli questi costumi. Tipo nome in codice Laura. Caricamelo per favore. Che merda. Ah ok. Cos'è sta cosa? È una Shura? Mary Zarina October. Non sono molto belli i costumi extra della vedova nera. Forse questo. Laura non c'è e invece c'è. Beh, questo è figo, dai, è tutto armaturoso. Fa molto yeah. Ma poi in realtà la maggior parte sono tutti gli stesso costume con i colori diversi. Vabbè. A parte questi che sono orribili. Ma scusa, ma non è così? Ah no, avevo preso quello sotto. Cioè, cos'è, la guardia? Boh, vabbè. Preferisco questo, sinceramente. Poi ci sono le targhe. Ma ho delle targhe. Fai, è bella questa. Targa raro. Questa? Targa di squadra, prenotazione, perché ho prenotato il gioco. Allora metto questa, è molto più bella. Ok, non so a cosa serva la targa, ma penso per il gioco online, fondamentalmente. No, non si fa così, si esce così. Torna al menu principale. Ok. Va bene, allora per quest'oggi direi che abbiamo finito. Spero vi siate divertiti, non siamo stati tantissimi, però meglio pochi, ma buoni. Comunque, noi ci vediamo al solito... oggi è venerdì, giusto? Sto perdendo il conto del tempo. Quindi ci vediamo con i giochi lunedì, di nuovo con Avengers. Domenica montiamo un Gundam alle 21, ormai è l'appuntamento fisso di ogni domenica, almeno finché non finisco i Gundam e ne ho ancora un bel po'. E quindi con questo direi che è tutto. Vi faccio un ride al dottor Koala, che ho visto che è online. Ride. Che non mi ricordo com'è scritto. Ottimo. Allora lo facciamo da qua. Ok. Ride. Il. Senza spazio. Il dottor
Koala. Perfetto, salutatemi Camilla. E comunque io vi ringrazio ancora di essere stati qua. Ancora 7 secondi e poi partiamo. 5, 4, 3, 2, 1, boh.